Ma tutti questi giorni dove siete stati? Ho avuto da fare, avete ragione, tanti mi avete chiesto, ma non posti più niente. Sono stato un po' troppo impegnato. Allora, adesso, che ci facciamo stasera? Io ho voglia di qualcosa che ci scalda, perché ho stato tutto il tempo oggi in giro per Roma con lo scooter, ho preso un po' di freddo. Quindi, peperoncino a go-go. Faccio una pasta con l'anduia che facevo tanto tempo fa, che ci andavo matto, buonissima. Quindi, anduia, che mi hanno regalato, buonissima, un po' affumicata. Cipolla rossa, che famo? Non ci mettiamo la trovea, per forza, qui per forza. Poi, basilico, poi vi dirò anche perché il basilico ci sta benissimo. Pecorino romano, faccio proprio un intruglietto italiano. Pecorino romano, e poi dopo ho messo dentro qui, già a cuocere, dei pici. Quindi in rimanenza, ho dentro una busta, dei pici secchi. L'ho messi prima perché ci vogliono 15 minuti per cuocerli. E poi del pomodoro. Io qua c'ho del pomodoro pelato, dei datterini buonissimi, stupendi. Adesso inizio subito, cipolla, andiamo velocemente, tagliamo sottilmente la cipolla, buona, tanto state a casa, tranquilli, rilassate, ma che volete di più? Vi dico che vi scalderà il cuore questa pasta, c'ho una fame pazzesca. Adesso taglio, metto qua dentro, ok, ne metto un'altra perché sono piccole, che fai? Ci facciamo mancare la cipolla? Mai! Eccola qua. Adesso, olio. Cari fratelli ligari, vi voglio bene, fate l'olio da paura, buonissimo, siciliano, quindi Calabria, Sicilia. Là, ci dobbiamo voler bene, io sono per la pace del mondo. Perché se stiamo in pace, stiamo tutti bene. Vado così, olio, e facciamo stufare lentamente la nostra cipolla, mazza come pizzica. Un po' di acqua di cottura della pasta, guardate, così vado subito qua e così la facciamo ammorbidire. Però che faccio? Metto anche, come ben sapete, i miei gambi di basilico, ok? Così da questo tocco di freschezza a questo piatto bello tosto, carico, eh? Poco, ci vuole poco, dobbiamo soltanto far stufare la cipolla. Guardate, ecco qui, velocemente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi cipolla stufata, faccio asciugare bene tutto quanto e l'acqua in eccesso. Nel frattempo pomodoro, oh, la musica la mettiamo subito. Mamma, conoscevo già i tuoi problemi, dicevo già, hai detto. Allora, pomodoro, abbasso. Allora, datterini, questi, allora vi faccio vedere una cosa, questi non so pomodori, come diceva il mio amico Annibale, sono già andugliotti, guardate che robetta, belli, piccolini, spellati, stupendi, datterini, quindi faccio, accendo, mando su, grazie Pasquale Petti, vai, che fa questo pomodoro strapicoso, vai, eccolo qua, facciamo un po' di pomodoro. Dolce, ben dolce. Sei, ma che sciocca sei a parlare di rughe. Allora, Papik, fai delle compilation da paura, sei bravissimo. Allora, qui pomodoro l'ho messo, adesso l'anduia. Però, giustamente i calabresi che dicono mai, mai cuocerla. Quindi che facciamo? Noi ce la prepariamo abbondante, perché le cose noi le facciamo abbondanti. Perché ci devo soddisfare, ci devo dare la felicità, tutto ci devo dare. Allegria. Quindi ne metto metà, ma quando verso la fine, ok? E l'appoggio qua. Vado con pochissimo sale, poco poco poco, perché abbiamo poi il pecorino, io scelgo il romano e poi c'è l'anduia abbastanza saporita, perché lo conoscete questo salume? È peperoncino e tutte le parti del maiale. E tanti lo affumicano, è fantastico, buonissimo. Provatelo, è un insaporitore. Poi faremo tante ricettine con questo, anche le uova. Buonissime. La pasta vedete com'è. Ancora c'è un po' di nembo dentro. L'anima. Quindi che faccio? Prendo, la faccio ben insaporire qua dentro. Così. Adesso aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Così facciamo ben insaporire la nostra pasta. Che bontà, che bontà, che profumo.
Adesso, con nonchalance, così, che piano piano si scioglie col calore, si sente l'odore del fumo, si sente l'odore del camino, buonissimo. Questa qua è proprio fatta in casa, però ci sono dei buonissimi prodotti in commercio. Questa è qualcosa. Dopo, come state qua? Benissimo. Vado così e comincio a mantecarla. Piano piano si scioglie, la facciamo sciogliere piano piano, un altro pochino di acqua. Mamma mia ragazzi, che profumo! Mamma mia, poi basilico. Basilico perché rinfresca, pulisce la bocca, proprio ci dà una sferzata di dolcezza. Ecco qua, abbondante. Pure se ce l'avete congelato di quest'estate, buonissimo. Mamma mia. Che profumo, affumicato, sempre affumicato. Eccoci qua. E come se non bastasse, perché noi siamo così, pecorino fuori dal fuoco. Ditemi voi, questa è da maratona, dopo di questa si fa la maratona. Il rumore è quello nostro, lo ricordate? Il rumore dell'amore. Ma adesso bisogna sentire se il sapore è quello nostro. Mamma, guardate che bella, guardate che crema. Va. Ah. Vado così, guardate il colore, bello, un po' unto, un po' grassetto. Va così, senti questo rumorino? Che spettacolo. Lo vorresti un pochetto? No, solo per me. Ecco, muore per te. E adesso l'assaggiamo. Guardate che spettacolo, guardate il colore. Un po' rossa, un po' si vede che è un po' unta, grazie alla anduia, che è spettacolare. Come può? E no, fatta a casa, volete, no? Ti riempio la bocca, proprio di la soddisfazione. Guarda il sorriso, è un'altra cosa la faccia mia adesso. Quindi, pasta, anduia, cipolla e basilico e un po' di pecorino, che ce l'ho, e abbiamo fatto felice tante persone. Mi raccomando, riprovatela pure voi, è buonissima. Proprio vi piace un po' il piccante, eh? Buon appetito, ciao a tutti. Buona da morì, buonissima.